Salve a tutti, è un po' di tempo che su questo canale non mi vedete, però chi mi segue avrà notato che da qualche altra parte faccio il cattivo, oppure ballo, oppure... Ah già, non avete ancora visto altre cose. Comunque eccomi qui. I più scaltri di voi si saranno accorti che questo non è il secondo tutorial su Celtics, basterebbe guardare il titolo. Del resto ho avuto un turbamento interiore. To be or not to be. Molti di voi mi hanno chiesto di fare tutorial su Celtics, ma altrettanti mi hanno chiesto dei suggerimenti su come filmare. Quindi ho deciso di darvi dei suggerimenti da usare sul campo. Ora, per farvi vedere, dato che ho una telecamera sola, userò una macchina fotografica piccina per fare qualche esempio. Prima di tutto, vediamo alcuni accorgimenti su come tenere la telecamera quando dovete riprendere. Siccome le telecamere ultimamente sono sempre più piccole, non c'è grosso problema per il peso, per cui anche tenendo a questa distanza la telecamera potete essere abbastanza solidi nel mantenerla. Però il discorso è sempre quello di muovere il meno possibile il corpo in modo tale che la telecamera non incominci a ballare come se fosse sul mare. Prima di tutto, tenete le braccia strette sul busto, in modo tale che i movimenti siano più solidi. Poi c'è un altro problema sulle panoramiche. La panoramica, se c'è un cavalletto, non c'è problema perché la girate sul cavalletto. Mentre se siete a mano libera, il trucchetto è di anticipare il movimento della panoramica. Ora, ipotizziamo di fare una panoramica da qui a qui. Invece di fare una panoramica in questo modo, muoviamo il corpo alla fine della panoramica e torciamo il busto inquadrando l'inizio. In questo modo, quando facciamo la panoramica, rimarrà molto più stabile. Evitate di contorcervi un po' troppo perché sennò questo trucchetto non funziona. La mia schiena. Un annoso problema è quello dello zoom. Sulle vostre telecamere c'è scritto zoom analogico e zoom digitale. Lo zoom digitale non è un vero zoom. In realtà lo zoom digitale avvicina la porzione che vedete, ma non muove le lenti. Questo lo potete fare anche con un programma di montaggio. Per cui meglio sempre usare lo zoom analogico. Passiamo alla gestione della qualità della luce. Se abbiamo ad esempio... così, vediamo un po'. Una luce dura perché è diretta e vogliamo però rendere più morbido il primo piano, eccetera, ci viene in soccorso la carta da forno. Nel cinema si usa la carta Frost, che è una carta diversa da quella da carta da forno, però noi possiamo usare anche quella da forno. Attenzione a non mettere la carta da forno troppo vicino alla luce, perché rischia di bruciarsi e andate a fuoco. Non è bello. No, 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 no. Questo rumore, scusatemi, ma la carta è cazza. Per darvi l'idea di cosa succede, guardate la luce diminuisce molto, però viene ammorbidita. Vediamo un po'. Se facciamo così, vedete che la luce è molto dura e crea le ombre. Se noi ci mettiamo davanti la carta da forno, ok. Guardate sulla mia faccia che le ombre si sono ammorbidite, non ci sono più. Un altro modo contrario per usare la carta che la mamma tiene gelosamente in cucina nel cassetto chiuso a chiave è quello di aumentare il volume di luce. Con cosa si fa? Con un altro tipo di carta. Aspettate che la vado a prendere. Bravi! Avete capito? L'altra carta è la carta stagnola. Ora... sempre rumore, un disastro, questo video sarà un disastro di rumore! Con la carta stagnola potete fare riflettere la luce aumentandola. Allora, qui io ho una lampadina da 20 watt, per cui l'effetto è un po' minimale. Però se guardate la differenza sulla mia camicia, mettendo la carta stagnola sotto la lampadina, non si vede niente. Proviamo a fare così. Allora, ecco, guardate sul volto che aumenta la luce. Ripeto, questa è una lampadina piccola piccola, però vedete che non c'è la luce. Carta stagnola che riflette, c'è la luce. Quando voi fate riflettere delle luci molto forti, potrebbe capitare che il riflesso è troppo forte. E allora come si fa? Un trucchetto
potrebbe essere quello di passare il borotalco sulla carta stagnola in modo tale da attutire la riflessione. Comunque sono tutti trucchetti da provare in modo tale che capite come funzionano. E non fatevi correre dietro dalla mamma col mestolo perché avete saccheggiato la cucina. Come dici? Ma che pignolo. Sì, d'accordo. La carta è in cucina e il borotalco è in bagno. Però non potevo mettermi lì a dire: non fatevi correre dietro dalla mamma col mestolo perché avete svaligiato la cucina e anche il bagno. È un po' troppo lungo, no? Ok, proseguiamo. Saltando di palo in frasca, vi parlo di una sedia a rotelle. Una sedia a rotelle? Sì, una sedia a rotelle. La sedia a rotelle in questione serve per simulare un carrello. Visto che io non ho una sedia a rotelle, non ve lo posso far vedere, però posso dire che nel mio passato, e i lividi d'allora ne sono testimoni, ho usato un monopattino per fare questa ripresa. Naturalmente, facendola col monopattino, ci vuole qualcuno che spinga il monopattino e l'operatore, in quel caso io, non deve cadere dal monopattino. Anche perché cadendo dal monopattino c'è il rischio di rovinare la telecamera e rovinando la telecamera non si possono più fare le riprese. Ma allora come abbiamo fatto? Sono caduto io e mi sono trascinato sopra il mio corpicino la telecamera per non rovinarla. La telecamera non si è rovinata, ma io un pochino sì. Quindi monopattino meglio non usarlo, meglio una sedia a rotelle. Un'altra cosa che si può usare, non per il carrello, ma per le panoramiche di 360 gradi, è una semplice sedia da ufficio o magari l'avete anche voi davanti alla vostra scrivania, quelle sedioline che girano su se stesse. Quindi avendo l'attenzione di premere le braccia sul proprio corpo per non far movimentare troppo la telecamera, ecco questa qua, facendo ruotare la sedia intorno a sé, è possibile dare quella sensazione di carrello circolare anche senza avere un carrello circolare. Mistero, misterioso. Sospetto che ora l'associazione registi maghi del mondo mi verrà a cercare perché sto svelando i segreti. Ma voi non ditelo in giro! Shh, rimanga tra noi! Ulteriore avvertenza. Nel momento in cui voi registrate qualcosa, cercate di non... Ve l'ho detto! Non dovete fare... Allora, calma. La questione è, quando registrate un video, non schiacciate lo stop immediatamente alla fine della frase. Anche perché ci può essere un respiro, potrebbe servire qualcosa dopo. Non potete... Ancora? Ho detto che non potete tagliare... Non tagliare! Non potete tagliare all'improvviso! Lasciate un pezzettino lungo! E ora parliamo dell'audio. L'audio, questo sconosciuto. Le telecamerine non hanno normalmente un microfono esterno. Quindi ci sono due o tre piccoli accorgimenti da fare. Primo accorgimento. Non riprendete da lontano, perché sennò il vostro microfono riprenderà solo rumori di fondo. Inoltre, se dovete urlare, state attenti a non andare in distorsione, perché sennò si sente così. Anche quando abbassate il volume in post-produzione, come ho fatto io. E ora, prima di finire, ecco una piccola rubrica. Ecco a voi la sintesi dei mai fare. In una ripresa, mai tagliare il mento a una persona. È brutto. Mai riprendere, essendo affetti dal delirium tremens. E la cosa non è piacevole da vedere. Quando riprendete voi stessi, non guardate nello schermino di fianco alla telecamera, ma guardate dentro l'obiettivo della telecamera. Altrimenti si vede così. E invece dovete guardare così. E non così. Ultimo mai fare è quello di non andare a riprendere in ambienti estremamente ventosi, perché altrimenti le riprese verranno fuori così. No, non è per niente piacevole avere una bufera all'interno del video. No. Neanche quando la bufera diventa protagonista del vostro video. Per oggi mi fermo qui. Arrivederci al prossimo video. Ciao a tutti!